Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne, chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo Spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini». Tra le tante donne e uomini giusti che la Bibbia menziona fra le sue pagine, ci sono anche gli anziani Zaccaria ed Elisabetta. Il primo è un sacerdote doc della classe di Abia. Lei, Elisabetta, invece, è discendente diretta di Aronne, il fratello maggiore di Mosè, considerato il primo sacerdote del popolo di Israele. Zaccaria e Elisabetta sono sposi giusti davanti a Dio e osservano irreprensibili tutte le leggi del Signore. Elisabetta è sterile e ormai anziana di età, non poteva avere pertanto figli, ma sappiamo bene come nella storia di Israele diverse donne prima di lei hanno ricevuto il miracolo della fecondità in situazioni impossibili. Il contesto storico in cui vivono questi mirabili sposi è quello di un paese alle dipendenze di un re straniero, Erode. Ma in giro c'è movimento, grande attesa. Le profezie di Isaia circa la venuta di un Salvatore si fanno sempre più intense, specie in questo periodo di sudditanza a Roma, dove tutti avvertono sensibilmente che il Messia sta per giungere e liberare il suo popolo dalla schiavitù. Ebbene, dato il preambolo, si potrebbe anche azzardare che saranno proprio Zaccaria ed Elisabetta i destinatari dell'arrivo del Messia. Perché no?
Ovviamente tutti noi sappiamo come sono andate le cose, ma se uno fosse a digiuno di Bibbia e gli fosse spiegata la situazione di un popolo che stava per ricevere di lì a poco l'arrivo del Salvatore, probabilmente si direbbe, leggendo queste righe, è chiaro, il Salvatore nascerà in casa Zaccaria. Se poi continuasse a leggere la pagina di Vangelo troverebbe ulteriori conferme. Zaccaria va a officiare nel Tempio, lì riceve la visita imponente di un angelo. E l'angelo parla, tua moglie ti darà un figlio. Ecco, avviene il miracolo, ci siamo. Ora manca solo il compimento dell'annuncio. E invece la parola Salvatore non arriva. L'angelo consegna a Zaccaria non il Salvatore, ma colui che dovrà preparare la strada del Salvatore. E ora ci poniamo la domanda, ma se da una casa di sacerdoti doc, come Zaccaria ed Elisabetta, nascerà semplicemente colui che deve preparare la strada al Messia, da quale straordinaria famiglia nascerà il Messia? Abbiate pazienza allora di aspettare il commento di domani.